Jupiter cum nuntia plei et tetidos celebrarentur ad solemne e pulum omnes deos et deas convocavit preter una. An greci erida, latin in discordia vocant. Hec cum al convivium venisset neque ad illudad miterentur abiano amalum immensa minieci, dicem formosissime dearum. Satim iuno Venus Minerva malum sibi vindica verum. Et cum magna discordia intereas exisiset Jupiter imperavit Mercurio, uteas deducerent al paridem, priam filium, ur rem ipse iudicarent. E iuno promisit remium cunctarum terrarum, ut malum sibi attribuerent. Minerva scientiam omnium rerum humanarum et divinarum, ut se formosissima iudicaret. Venus amorem Helene, pulcherrime inter mortales femina, compari di donum ben discretissimus fuisset, eam pulcherrimam iudicavit, et malum ei adsignavit. Sed eius iudicium causa innumerabilium erumnarum Grecis et Troianis. Fuit. Giove NS3 straordinaria eccezione cum nuptiae NP, questo qua blurella tantum forse, Peleis GS2 e Tetidos straordinario genitivo alla greca, attenzione, Tetis, Tetidos, Tetidi, Tetida forse, straordinario verbo terza persona plurale, congiuntivo, imperfetto, passivo, solemnepulum, quindi ACS. APC3, ACS, omnes deos, quindi ACP2, ACP, APC3, questo è chiaramente un premento rimoto al luogo, e deas, quindi ACP1, vocavit, verbo, terza persona, singolare, indicativo, perfetto, attivo, preter, tranne una, ACS, convocavit, certo, tranne una, han greci, erida, latini discordium, quindi Hank, chiaramente ACS, che cocco, Hunkankok, certo, dimostrativo. Erida, ancora straordinario tributo alla lingua greca tramite l'accusativo alla greca. NP2, latini, NP2, e questo torna ad essere un normalissimo accusativo. Vocant, verbo terza persona plurale, indicativo, presente, attivo. Ec NS, cum, insieme ad ammitteretur, convivium, più ACS venisset, verbo terza persona singolare, congiuntivo, più che perfetto, attivo, neque, ne, ad illud, a più ACS, illa illud, benissimo, ammitteretur, verbo terza persona singolare, congiuntivo, imperfetto, passivo, abbiano a più ABS1, malum, ACS2, immensam, in più ACS, un punto di modo al luogo, 1, in ecit, verbo terza persona singolare, indicativo, perfettivo, dicens, straordinario, NS, collegato con hec, incredibile, nominativo, dico, dicis, dixi, dictum, dice, sì, benissimo, quindi sarebbe dicente, certo, participio, presente, formosissime, DS, dell'aggettivo al grado superlativo, dearum con questo GP partitivo 1. Statim verbio iuno NS 3, Venus NS 3, Minerva NS 1, Malum ACS 2, Sibi DS pronome personale, verbo terza persona plurale, indicativo, perfetto, attivo, e cum collegato un exitis et magna discordia NS 1, magna NS APC 1, intereas ACP retto da combo con inter ottimo, exisiset verbo terza persona singolare, congiuntivo più che perfetto, attivo dal momento che siamo all'interno di una proposizione subordinata di primo grado, narrativa causale forse, Jupiter NS 3 imperavit, verbo terza persona singolare, indicativo perfetto, attivo, Mercurio DS 2, ut che va a chiudere imperavit, che è il verbo chiave per andare a creare una proposizione subordinata completiva volitiva, e infatti se non vi fosse non ci sarebbe senso. Eas ACP lucet, verbo terza persona singolare, congiuntivo, imperfettivo, apparidem più ACS3, che è collegato con filium, quindi ACS predicativo GS2 ut, proposizione subordinata di secondo grado finale, rem ACS, straordinaria la genericità di questo lemma qui all'interno, 5 ipse NS, ipse ipse ipsum, certo, però è nominativo dal momento che adesso siamo in una subordinata che necessita del soggetto, verbo terza persona singolare, congiuntivo, imperfetto, attivo, ei DS del determinativo I1 NS3, promisit, verbo terza persona singolare, indicativo, perfetto, attivo,
Regnum, straordinario termine, che in questo caso vuol dire dominio, ma significa 50 miliardi di altre robe, straordinario, Kuntarum, GP1, Terranum, GP1, questo è apice, attenzione, Ut va con Malum, sicuramente manca Zibueret, quindi è proposizione subordinata al primo grado finale, CBDS, Malum, CS, sottinteso chiaramente IS, verbo terza persona singolare, congiuntivo imperfetto. Minerva, NS, uno scienziato, ma CS, Omnium Rerum, GP, Omnisomne, quindi apice 3, Rerum però è GP 5, Humanarum e Divinarum, collegato, o meglio, si riferisce a questo, GP 1, GP, c'è 1, UT, ancora, SE, ACS, formosissimo, collegato, quindi ACS apice 1, e quindi aggettivo al superlativo, giudicare, verbo terza persona singolare, congiuntivo imperfettivo, Venus, NS, 3, amore, ACS, 3, Elene, GS, 1, pulcherrime, collegato, GS apice 1, al superlativo, questo bellissimo pulcher, pulcra pulcrum, certo, uno dei pochi, o meglio, non pochissimi, aggettivi di prima classe con il maschile, non in us, ma in er. Inter, mortales, feminas, ACP, 1, ACP, apice 1, mortalis, mortale, cum, e questa causale potevano renderla in un altro modo, GS, 1, donum, NS, 2, veneris, GS, 3, sicuramente sì, ma non come questo, che è DS, 3, perché questa è paris paridis, dov'eri? Sveglia! Se sei tra i pochi eletti che arrivano fino alla fine di questo video, e andiamo, Vuol dire che sei l'eletto, vuol dire che tu sei adatto, probabilmente, a questo grandissimo potere, che non è adatto a tutti, anzi, tramite quello che stiamo vedendo quasi a nessuno. Benissimo, se sei interessato, allora, in descrizione trovi tutto. Se sei anche un genitore che vuole assurvere una grandissima gratificazione per la figlia o per il figlio, facendogli imparare questo metodo che non gli darà mai più nessun problema, soprattutto di autostima per il latino, guarda in descrizione, c'è il link per venire a studiare da noi, e quindi direi assolutamente perfetto, no? Se supera il provino, saremo lieti di insegnargli tutto questo affinché non abbia più alcun problema e non debba essere sempre con un colpo al cuore quando gli vengono inflitti quei brutti voti. Donum è collegato a questo, quindi NS apice 2 fuisset, verbo terza persona singolare, congiuntivo più che perfetto, e MACS 1, pulcherrimo MACS apice 1, attributo al grado superlativo, giudicapite, verbo terza persona singolare, indicativo perfetto, tivo, et vuol dire malum ACS 2, EIDS, prefemminile, azignapite, verbo terza persona singolare, indicativo perfetto, tivo, ma, EIUS GS, judicium, NS 2, causa collegato con questo che è a sua volta collegato con quest'altro, quindi GP apice 3, GP 1, NS che forse no, è semplicemente copula del predicato nominale, Grecis DP 2 e Troianis DP 2, fuit, verbo terza persona singolare, indicativo, perfetto. Giove, venendo celebrate le nozze di Peleo e Teti, convocò ad un solenne banchetto tutti i dei e le dee, tranne una. Questa, i greci la chiamano Eris, i latini Discordia. Nel momento in cui questa giunse al banchetto, non venendo a quella messa, lanciò sul tavolo, dalla porta, un frutto, un pomo, dicendo alla più bella delle dee, tra le dee. Subito Giunone, Venere e Minerva rivendicarono per sé il pomo e, dal momento che scoppiò una grande lite, una grande discussione tra quelle, Giove ordinò a Mercurio che quelle conducesse da pari del figlio di Priamo, affinché lui stesso giudicasse la cosa, la questione, se vogliamo essere più pratici. A questi Giunone promise il dominio di tutte le terre, affinché attribuisse a lei il pomo, a sé, noi andiamo a tradurre a lei. Minerva, tra parentesi, promise la sapienza di ogni cosa tra le umane e le divine, o anche la sapienza di tutte le cose umane e divine, affinché giudicasse se lei la più bella. Venere l'amore di Elena, la più bella tra le fanciulle mortali. Dal momento che a Paride il dono di Venere fu il più gradito, questi giudicò lei la più bella e assegnò a quella il pomo. Ma la decisione di lui causa fu di innumerevoli sventure,
per i greci e per i troiani. E fa sì che latino non sia la tua sventura. Hai visto quanto poco ci abbiamo messo nel far questa versione? Bene, in descrizione e nella sezione commenti, il primo commento, quello pinnato in alto, tu trovi il link. A che serve questo link e soprattutto a chi serve, per chi è questo link? Per le persone che vogliono imparare questo metodo, per le persone che stanno impazzendo perché non riescono a far latino, hanno trovato casualmente o meno questo video e non vogliono semplicemente vedere i video e dire quanto sono incompetente in latino. Benissimo, la competenza, grazie al cielo, si impara da persone che hanno studiato prima di noi. È stato così per me, è stato così per Virgilio, è stato così per Cicerone, per tutti, per tutto il mondo. Bene, è il tuo momento. Vuoi imparare questo metodo perché pensi che sia ottimo? E dalle cose che vedi in questi video lo penserei pure io. Benissimo, sotto in descrizione o nei commenti pinnati in alto vedi il link. Se vuoi supportare il canale, vuoi supportare soprattutto te stesso, o se sei un genitore che vuole supportare il proprio figlio, bene, contattaci subito. Al momento siamo pieni, però forse vedrai questo video un po' più avanti nel tempo, quindi ci puoi contattare e ci puoi provare. Se il provino viene superato e siete adatti al nostro servizio, beh, non ve ne pentirete, perché il potere che ti dà questa roba e il nostro metodo dura per tutta la vita, una volta imparato.